Amici di Drip & Tricks, benvenuti a questo piccolo video flash. In questa occasione non farò una recensione degli atomizzatori, ma bensì un ragguaglio su quanto si incrostano le coil in base agli aromi che si utilizzano. In questo caso parliamo solo di liquidi tabaccosi, perché sono quelli che utilizzo io e quindi mi esprimo con opinioni personali solo su quello che uso, non ho altri rapporti da altre cose. Allora, facciamo una veloce analisi, lasciamo stare il tipo di box e atomizzatore utilizzato in questo caso. Questa è una coil, vediamo se riesco a regolare la luce per darvi una coil che è stata utilizzata con 12 ml di liquido. Come vedete ci sono già parecchie incrostazioni sulle resistenze, micro coil in questo caso. Guardate il cotone, che bello saturo nero. Ecco, questa qui è 12 ml utilizzati con aroma Latakia della tabaccheria, quindi estrazione a secco, 12 ml e qui resistenze e cotone sono già da rifare. Guardate il cotone e le coil, sono 12 ml con liquido Latakia o Latakia come desiderate della Vapor Cave. Questo liquido, a differenza della tabaccheria, è un estratto su macerazione, quindi a lunga conservazione, c'è un processo un attimino diverso rispetto a quello secco della tabaccheria, ma utilizzando stesso tipologia di liquido, però estratti in due modalità diverse, le resistenze qui sono ancora molto ma molto buone. Anche il cotone, come vedete, non è diventato nero, quindi la differenza c'è. Non è che sto a dirvi questo è migliore dell'altro, perché mentre questo non sporca esageratamente le coil e mentre il Vapor Cave, diciamo, vi fa una vita più lunga delle coil, la tabaccheria ve la accorcia, però c'è il pro e il contro, naturalmente, come sempre, come tutte le cose. La tabaccheria sporca le coil, sì, però è un liquido shake and vape. Voi praticamente vi fate la diluizione che più vi interessa, lo scuotete per una trentina di secondi, lo lasciate lì qualche minuto e lo potete direttamente buttare nel vostro drip e lo fumate. Vapor Cave dobbiamo attendere almeno, per questo tipo di aroma e Latakia, almeno 45 giorni per avere già un buonino aroma. Non è il massimo, io attenderei 3 mesi per una buona degustazione. Quindi, come vedete, c'è il pro e il contro. Non sporca Vapor Cave, sporca la tabaccheria. 45 giorni minimo, 30 secondi minimo. A voi l'ardua sentenza. Ciao a tutti e ricordatevi, se vi piace il video, iscrivetevi al canale di YouTube e guardatemi su Facebook, sul gruppo Drip & Tricks. Ciao a tutti!